Cercatori di pace, questo è il tema attorno al quale prenderà vita la 38esima edizione del premio di Aristico Pieve Saverio Tutino, attraverso le storie di 8 persone comuni che hanno raccontato il ripudio della guerra e la ricerca degli ideali di pace. Quello che accade a Pieve Santo Stefano è una vita quotidiana, e quindi è su quello che ovviamente vogliamo anche mettere così attenzione, perché i temi che vengono trattati, soprattutto in occasione appunto del premio, che sono legati molto ai valori come la pace quest'anno, ma come tante altre vere memorie storiche che dobbiamo custodire, dobbiamo riuscire a perpetrare, dobbiamo riuscire a in qualche modo ribaltare anche nel nostro presente e nel nostro futuro, è chiaro che rappresentano un valore che ci è riconosciuto, che è riconosciuto insomma a questo grande progetto ormai in tutto il mondo. A Pieve Santo Stefano si trova infatti l'archivio di Aristico Nazionale, fondato dal giornalista e scrittore Saverio Tutino nel 1984 e che conserva oltre 9.000 diari, memorie e lettere. Moltissime le testimonianze che arrivano ogni anno, e anche in questo 2022 una commissione ne ha scelte 8. Partiremo da quelli che sono i diari, partiremo dai diari della Seconda Guerra Mondiale per poter raccontare come come 77 anni fa fu costruita la pace, su quali basi. Arriveremo a parlare dei cooperanti, delle persone che hanno lavorato negli anni 70, 80, 90 e 900 portando in giro per il mondo un pensiero di pace, e per arrivare a un progetto che è un progetto molto importante per la Fondazione, il progetto Dimmi, che quest'anno compie 10 anni. Il progetto è Diari Multimediali Migranti, un progetto voluto dalla Regione Toscana che oggi è nazionale e che guarda anche all'Europa, con progetti che poi nel tempo si sono affiancati adesso. Nei 4 giorni della rassegna ci sarà un percorso articolato in momenti di incontri, dibattiti, performance, oltre alla premiazione cuore della manifestazione in programma domenica 18 settembre. Ci siamo trovati da subito e da sempre in sintonia con quello che portano avanti, il discorso che porta avanti l'archivio dei diari, e quindi ci piace continuarlo, e credo che ormai che questa sia un evento di successo, no, non sta a noi a dirlo insomma. L'archivio diaristico nazionale infine assegnerà quest'anno il premio Città del Diario a un autentico cercatore di pace, Andrea Riccardi. Ed è un cercatore di pace eccellente, lui giovanissimo si è formato andando nelle periferie del mondo, andando nel sud del mondo. Poi è diventato uno stimatissimo professore universitario, è diventato il fondatore nel 1968 della comunità di Sant'Egidio. È evidente che per queste caratteristiche solo lui poteva essere un autentico cercatore di pace.